Gaetano, poi volevo chiederti una cosa che magari riguarda appunto il, chiamiamo così, il post creazione e gestione dello stand, forse riguarda più la gestione. Come avviene appunto l'assistenza? Cioè, Allora, noi se ci sono delle praticamente, criticità sostanzialmente, ecco. allora, per quel che riguarda gli espositori, un periodo che viene definito poi dall'organizzatore, antecedente all'inizio dell'evento vero e proprio, forniamo un'assistenza sia online che telefonica, quindi durante la fase di allestimento dello stand noi siamo sempre disponibili a vedere insieme al responsabile come allestire questo stand e diamo anche consigli su come, per esempio, riempire il proprio profilo, su come renderlo più accattivante per il navigatore, per l'utente che entra all'interno della piattaforma. Naturalmente, durante l'evento avremo anche degli utenti chiamati un po' degli steward, delle hostess che saranno a disposizione sia dei visitatori che degli espositori per rispondere alle domande e a problemi tecnici. Quindi questi utenti saranno riconoscibili, avranno un'icona particolare e potranno essere contattati in qualsiasi momento se c'è un dubbio, se c'è un problema tecnico, piuttosto che semplicemente capire come funziona qualcosa. Quindi possiamo dire in maniera sicura che c'è un help desk sia online che telefonico, quindi per qualsiasi cosa avremo i Sì, diciamo che contatti. la parte telefonica è a disposizione degli espositori, Certo. mentre i visitatori hanno, diciamo, l'assistenza online, anche per Perfetto. una questione appunto di gestione e di tutto il resto. Quindi comunque ci saranno sempre dei moderatori che terranno d'occhio quello che accade e avranno un po' il controllo di quello che succede, quindi io potrò sempre eventualmente cancellare dei post che magari non seguono le regole dell'evento, oppure consigliare gli utenti commentando su eventuali richieste. Si possono creare discussioni infinite sia all'interno dei commenti che avvengono durante gli eventi, piuttosto che quelli post che vengono scritti nella bacheca, piuttosto che in gruppi determinati, perché io posso creare anche dei gruppi, io organizzatore, dei gruppi di interesse dove far confluire determinate tipologie di utenti e quindi mettere, inserire del materiale che magari è riservato a quella tipologia d'utenza. Quindi qui abbiamo sempre in ogni gruppo, abbiamo delle attività, abbiamo una descrizione, possiamo inserire degli annunci e attivare altre discussioni. Le discussioni possono essere create dall'organizzatore o da altre tipologie di utenti che vengono definiti da noi.